Insonnia, depressione e ansia sono alcune comorbidità neurologiche e psichiatriche che possono essere presenti in individui che vivono con il virus dell'HIV e possono impattare sulla vita quotidiana e quindi sulla qualità di vita. Ne abbiamo parlato con il professor Antonio Di Biagio, soprattutto in relazione ai risultati di uno studio che è stato presentato durante il CROI 2020, lo studio AMBER. Professor Di Biagio, quanto impattano e quanto sono presenti le comorbidità neurologiche e psichiatriche negli individui che vivono con il virus dell'HIV? E anche quali sono quelle maggiormente presenti? Bene, sono delle comorbidità molto, molto frequenti. Diciamo che il vissuto dei nostri pazienti è un vissuto, soprattutto nei pazienti più anziani, più fragili, di tossicodipendenza, di relazioni sociali portati al limite. Molto spesso questa malattia crea stigma, quindi molte persone si nascondono. Quindi questa è una complicanza che, se noi approfondiamo realmente, troviamo in modo molto importante nella popolazione HIV. Quali sono? Quali da sempre ci sono stati disturbi che hanno riguardato l'attenzione piuttosto che, diciamo, il sonno, piuttosto che la vita di relazione, diciamo che un po' tutte le componenti che riguardano le comorbidità neurologico-psichiatriche sono da sempre una parte importante nella gestione del paziente con infezione da HIV. Ecco, e cosa comporta nella vita quotidiana di questi soggetti avere queste comorbidità? Cioè, anche a livello di vita normale e anche di terapia che poi devono assumere? Esatto. Molto spesso queste persone sono persone che devono assumere altri farmaci, quindi non soltanto la terapia antiretrovirale, ma altre terapie per queste patologie. E quindi bisogna stare molto attenti anche alle interazioni farmacologiche, bisogna stare attenti anche a non dare troppi farmaci, troppe compresse che possono creare anche confusione al paziente. Quindi c'è un aspetto innanzitutto di farmaco-interazione, quindi evitare che i farmaci per l'HIV interagiscono con i farmaci per le comorbosità neurologiche e psichiatriche, e bisogna fare in modo che queste persone prendano un numero di pastiglie che sia in numero, diciamo, ridotto, compatibile con uno stile di vita normale, e che non, diciamo, non faccia durante la giornata passare il tempo a prendere compresse. Quindi l'aspetto dell'assunzione di terapia diventa importante alla pari della gestione delle interazioni. Può impattare anche su una scarsa aderenza alla terapia antiretrovirale e quindi una progressione della malattia? Questo, diciamo, che dipende dal contesto. A volte, diciamo, che negli anni le persone con questo tipo di problemi sono state seguite dai servizi territoriali, che da sempre si sono fatti carico anche di far aumentare l'aderenza di queste persone. Però è chiaro che se una persona deve rispettare un orario fisso per l'assunzione, ha diverse compresse da assumere e questi farmaci possono anche non garantire una normalità di vita, è chiaro che questo può impattare molto sia sul successo della terapia, sia sull'aderenza alla terapia. Quindi che tipo di regime terapeutico antiretrovirale è meglio adottare? Allora, nel corso degli anni abbiamo imparato che alcuni farmaci impattano di più sul sistema nervoso centrale, quindi le nostre strategie da infettivologi in era pre-Covid, perché ormai tutto è cambiato, però chi si occupa di HIV sa benissimo quali sono i farmaci che hanno un impatto maggiore sul sistema nervoso centrale, o comunque che possono dare interazioni con i farmaci del sistema che vengono utilizzati per le comorbosità del sistema nervoso centrale o per gli aspetti psichiatrici. Quindi esistono dei regimi che sono meglio di altri, ovviamente, che non calcano, diciamo, la mano, non vanno a interagire troppo con la sfera, diciamo, neuropsicologica, psichiatrica. Per esempio, negli anni l'Efavirenz, che era un vecchio farmaco che si utilizzava ancora, ora si usa, ma ormai è passato un po' di moda, in parte perché è stato, diciamo, ampiamente surclassato da altri farmaci della stessa famiglia. È anche vero che era un farmaco che dava enormi problemi a livello neuropsichiatrico, tanto che questi pazienti dovevano assumere a dosaggio sempre maggiore,
fino a raggiungere la tollerabilità di questi farmaci. Quindi esistono farmaci che sicuramente non si possono prescrivere, altri farmaci dove abbiamo una maggior sicurezza. Ecco, in merito proprio a questo argomento, durante il CROI 2020, che è stato del tutto virtuale a Boston, è stato presentato anche lo studio AMBER, i risultati di questo studio. Su quale regime terapeutico è focalizzato lo studio e quali sono i risultati che sono stati ottenuti? Allora, lo studio AMBER è uno studio a cui noi abbiamo partecipato anche come centro di ricerca, come clinica di malattie infettive negli anni scorsi. Era un protocollo che si è concluso, dove venivano arruolati pazienti che non avevano mai eseguito la terapia antiretrovirale e per la prima volta iniziavano un regime che era basato su un inibitore delle proteasi, in questo caso darunavir, potenziato da Covicistat in associazione a tenofovir, alafenamide e metricitabina. Questa era la popolazione selezionata, vuol dire pazienti che in qualsiasi stadio di malattia assumevano la terapia in studio e da qui venivano studiati per 48 settimane. Quindi lo studio AMBER era disegnato per i pazienti naive. In questo gruppo di studio, in particolare una subanalisi di questo studio che ha visto arruolato a livello internazionale e mondiale oltre 700 pazienti, si è disegnato un piccolo studio sulle problematiche, diciamo, psichiatriche, sulle comorbidità psichiatriche e neurologiche. E quindi questa è un po' la parte interessante. Al di là del successo dei farmaci, oggi abbiamo delle terapie antiretrovirali che hanno delle percentuali di successo incredibili, tutte le terapie in prima linea raggiungono percentuali di oltre il 90%, o sfiorano il 95%, quindi è un po' quello che succede, che è successo per esempio per l'epatite C. Questi certo. Farmaci funzionano bene, la sfida dell'HIV è farli per lungo tempo, non 8 o 12 settimane come per l'epatite C, ma fatti per lungo tempo possono avere degli effetti collaterali. Avere farmaci ben tollerati a livello del sistema neurologico e con poche, diciamo, problematiche psichiatriche, questo è un grosso vantaggio. E tra l'altro i soggetti arruolati, anche se avevano, se non sbaglio, mi dica lei se è corretto, anche se già avevano problemi neurologici o psichiatrici, non si sono aggravati, non si è aggiunto. Esatto, che è un aspetto molto importante, ripeto, soprattutto in una patologia che dura tutta la vita praticamente, perché noi bisogna ragionare non sul breve periodo, ma su una prospettiva di vita con l'HIV, quindi 30-40 anni di terapia, quindi avere dei farmaci sicuri che non danno, diciamo, che non impattano su questi aspetti, diventa praticamente la cosa più importante, perché avere dei problemi nella gestione di questi farmaci comporta una minore aderenza. Quindi le persone più fragili che hanno comorbosità importanti a livello psichiatrico e neurologico, bisogna dare una terapia che non impatti molto con le loro problematiche. Ecco, professore, quindi qual è il messaggio che emerge poi da questo studio? Quindi il messaggio che emerge è che nelle persone che si presentano alla nostra attenzione per la prima volta e che debbono iniziare una terapia antiretrovirale, bisogna valutare attentamente quelle che possono essere le problematiche di tipo neurologico, psichiatrico, per esempio l'ansia, la depressione, l'insonnia, quindi in questa tipologia di pazienti che presenta queste manifestazioni all'esordio, è bene utilizzare farmaci che non diano particolari problemi su questo aspetto.